Bianca Berlinguer si lamenta, cari amici, Bianca Berlinguer si lamenta. Questa bella foto appare sul Corriere della Sera odierno, oggi, cari amici, è sabato 6 agosto 2016. Vedete che bella foto che ha messo il Corriere della Sera relativamente al fatto che Bianca Berlinguer si lamenta. Si lamenta perché mi pare che ieri sera è stata l'ultima giornata per Bianca Berlinguer, quale direttrice del TG3, direttrice del TG3. Ma Bianca Berlinguer, beh, leggiamo quello che c'è scritto qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. L'addio di Berlinguer. Pressioni sguaiate della classe politica. Un editoriale d'addio con una punta di veleno. Con una punta di veleno, cioè, io non l'ho seguita la puntata d'addio di ieri sera di Bianca Berlinguer, non l'ho seguita per il semplice motivo che dovevo spiegare ad una brava ragazza i motivi per cui non si possono fare i casini per le donne. L'ho fatto ieri sera e mi sono perso la puntata d'addio di Bianca Berlinguer. E vedete? Allora, io non c'ho niente di personale contro Bianca Berlinguer, però nel corso degli anni io a Bianca Berlinguer ho dedicato tanti, tanti, tanti video. Perché l'ho presa diverse volte con le mani nella marmellata, cioè un mio video intitolato Bianca Berlinguer la marmellata, ma tanti altri, guardate che bella Bianca Berlinguer, guardate quanto è bella, guardate un po', e, capito, dice un editoriale d'addio con una punta di veleno e poi parla 7 anni fa. Quando, pensate, ho 7 anni che dirige il TGR3, 7 anni. Prima però stava nel terzo canale, sempre alla grande, ci stava sempre alla grande. Ma per quanto ancora ci volevi stare in primo piano Bianca Berlinguer? Fino a quando? Fino a quando ci volevi stare Bianca Berlinguer in primo piano? Alle ore 19, dalle ore 19 alle 19:30, quanto tempo ci volevi stare ancora? Chi è che lo doveva decidere quanto tempo ci dovevi stare? Hai capito? Un addio con una punta di veleno? Lo vedete? Che c'è perfetta coerenza tra l'immagine e le parole d'addio, c'è perfetta coerenza, dice che parla delle pressioni della classe politica. Ma Bianca Berlinguer, ma perché nella tua puntata non addio, nella tua puntata d'addio, non hai detto che tu, Bianca Berlinguer, sei figlia del potentissimo Enrico Berlinguer? Ma perché non l'hai detto questo? E mica tutti in Italia sono nati figli di un uomo potentissimo come Enrico Berlinguer, Bianca. Capito? Io per esempio, il mio povero babbo era un archivista in prefettura, girava per le prefetture d'Italia, mio povero, faceva l'archivista, capito? Io mica ce l'ho avuto un babbo potente come il tuo. Tu sei brava del tuo, ma chissà che studi hai fatto tu, Bianca Berlinguer, chissà che studi elevati che hai fatto. E ti guardavano tutti, quando eri tu a scuola, tutti ti guardavano, tutti dicevano, quella lì è la figlia di Enrico Berlinguer, perché non hai detto agli italiani questo? Un altro è anche Giorgio Veltroni no? Era potente, c'era una famiglia potente, anche l'elefantino, c'era un padre potentissimo, mio padre che era elefantino ci avesse. Un papà che è stato direttore dell'unità, mi pare, l'elefantino, non mi ricordo il vero nome ancora. E perché non l'hai detto agli italiani nella tua puntata d'addio?
che io ero la figlia di uno degli uomini più potenti d'Italia. Guardate con quel ditino lì, guardatela lì. Ma quanto tempo ci volevi stare ancora? Quanto tempo ci volevi stare ancora, no? Tanto tempo. E poi ti hanno dato pure un programmino tutto tuo. Certo, il programmino tutto tuo non è come la direzione del TG3. E il TG3 lo guardano tanti, il TG3. E il programmino tutto tuo non è detto che funzioni, il programmino tutto tuo, eh. Vabbè, ma tu lo puoi dire agli italiani. E io, Bianca Berlinguer, sono stata la FIA di uno degli uomini più potenti d'Italia. E il mio povero babbo si chiamava Enrico Berlinguer. Era il capo del Partito Comunista Italiano. Non gliel'hai detto questo, vero? Non gliel'hai detto, vero? Bianca Berlinguer, Bianca Berlinguer. Guardala qua, guardala qua. Guardala qua. Io non c'ho niente di personale contro Bianca Berlinguer, io sono un semplice osservatore, capito? È solo che io non sono nato figlio di un Enrico Berlinguer, capito? Non sono nato figlio. Enrico Berlinguer è stato per tanti anni uno degli uomini più potenti d'Italia. Ai tempi di Berlinguer in Italia non si muoveva foglia che Enrico Berlinguer non voglia. E questa, quando andava a scuola, tutti la indicavano col dito. Quella lì si chiama Bianca Berlinguer. Suo padre è Enrico Berlinguer, suo padre, quella lì era figlia di Enrico Berlinguer. A me non mi ha mai indicato nessuno col dito, perché non me l'ha mai indicato nessuno col dito. Non mi ha mai indicato nessuno a Bianca. Scusami, ma che cazzo vuoi dalla vita, Bianca? Hai fatto pure un addio col veleno? Pure un addio col veleno, Bianca? Pure un addio... Guarda, non lo dico mica io, sta scritto qua, eh? Un editoriale d'addio con una punta di veleno. Sì, sì, hai detto che la politica entra dappertutto. L'hai detto tu che la politica entra dappertutto, ma perché tu non sei figlia della politica, Bianca Berlinguer? Non sei figlia della politica? Non te lo ricordi più quando andai a scuola e tutti dicevano quella lì, la figlia di Bianca Berlinguer? Non te lo ricordi più questo, vero? Adesso ti fa comodo non ricordare più queste cose al popolo italiano, vero? Vabbè, Bianca, la cosa più bella però è questa foto. È questa foto la cosa più bella per me. Guardate con quel ditino lì. Ma che fai? Vabbè, cari amici, ecco. Per chi non lo sapesse, io so questo qua, va bene? A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.